Cari amici di Termini, siamo con il vice sindaco della città, Licia Fullone, per raccontarci un po', fare un po' il quadro di questa situazione di emergenza che è causata dal forte vento di ieri, 11 di dicembre. Sì, sicuramente si è trattato di un evento eccezionale, non prevedibile per la portata che ha avuto, che ha messo a dura prova la nostra città, che per certi versi era anche un po' impreparata a un evento di questa portata. Mi riferisco soprattutto agli alberi, dei quali da molti anni purtroppo non si poteva effettuare una corretta manutenzione, e questi sono stati i risultati. Proprio questo infatti è stato la lamentela maggiore tra i residenti, gli imprenditori, soprattutto della via Palermo. Oggi abbiamo registrato un'intervista nel quale dicevano proprio questo. Oltretutto loro avevano attenzionato a parole chiaramente l'ufficio tecnico di intervenire, ma questo non è stato mai fatto. Quindi a questo punto quanto c'entra la politica, quanto c'entra invece la dirigenza degli uffici tecnici? Allora, devo dire che per esempio nelle scorse settimane si è proceduto alla potatura straordinaria degli alberi del Viale Alberato del Belvedere, e questo sicuramente ha limitato i danni, perché altrimenti quegli alberi sarebbero sicuramente ceduti sotto il forte vento di ieri. Per quanto riguarda le altre zone della città, sappiamo che negli ultimi mesi, negli ultimi anni, la manutenzione magari non è stata effettuata correttamente, ovviamente per mancanza di fondi. Oggi comunque parlando con c'era il responsabile di protezione civile del comune, l'ufficio tecnico e anche l'agronomo, mi dicevano che stanno comunque facendo questi interventi in via comunque di ordinarietà, nel senso quelle che era il contratto fatto con la ditta che doveva pensare a fare il lavoro di decespugliamento, insomma, ordinario, lo stanno concentrando nelle ore in questo periodo, quindi non ci sono dei costi. No, straordinari, diciamo. Per fortuna, appunto, a seguito di una gara era già stato assegnato ad una ditta questo appaltino per la potatura straordinaria degli alberi. Hanno cominciato da Belvedere, come raccontavo, e quindi attualmente c'è una ditta che sta intervenendo accanto ai nostri operai comunali coordinati dagli uffici tecnici. Sta di fatto comunque, non vorrei fare la polemica adesso, però la polemica l'hanno fatta gli imprenditori stamattina, che effettivamente c'è qualcosa che non funziona a questo punto. Se la politica non spinge l'ufficio tecnico non risponde ai cittadini. Come mai c'è questo scollamento fra il pubblico burocrate e il cittadino? No, ripeto, per quanto riguarda le amministrazioni passate, io posso presumere si sia trattato solo una questione economica, perché in realtà appunto i nostri tecnici sono molto attenti e fin da quando ci siamo insediati mi hanno subito segnalato la necessità di questa potatura straordinaria degli alberi, così come ci hanno segnalato la situazione delle palme, molte delle quali purtroppo poi abbiamo dovuto abbattere nelle settimane scorse perché erano gravemente malate. È sempre un problema economico che impedisce agli uffici tecnici di operare come dovrebbero e come sanno ben fare. Va bene, quindi tolto questo, per le scuole come siamo messi? Allora, stamattina i tecnici comunali hanno effettuato i sopralluoghi in tutte le scuole e mi hanno assicurato che non ci sono situazioni di pericolo imminente, per cui domani le attività didattiche riprenderanno regolarmente. Voglio sottolineare che la chiusura delle scuole disposte per questa mattina è stata necessaria e indispensabile proprio per poter effettuare questi sopralluoghi. Quindi insomma i sopralluoghi sono stati tutti negativi, diciamo, non ci sono state criticità, quindi domani a scuola. Sì, domani a scuola, si tratta ovviamente di sopralluoghi sommari, nel senso che i tecnici non sono potuti salire sui tetti delle scuole per esempio, ma mi hanno assicurato che non ci sono situazioni di pericolo imminente. Quindi insomma diciamo che ce la siamo fatta un po' franca per questa volta, tranne i danni chiaramente alle tre autovetture, se non mi sbaglio. Sì, le autovetture in totale sono tre danneggiate, più o meno gravemente, abbiamo perso quattro alberi che sono stati interamente sradicati, tre nella via Palermo e uno vicino alla stazione ferroviaria che ancora deve essere rimosso. Non è stato possibile procedere alla rimozione perché ci sono delle autovetture parcheggiate e quindi la polizia municipale sta disponendo la rimozione delle auto, il divieto di sosta per poter poi procedere a togliere l'albero. Anche se non mi sbaglio sono una ventina poi gli alberi coinvolti, diciamo. Sono coinvolti danni, nel senso che si sono staccati rami anche di grossissime dimensioni, per esempio il ramo di un albero che si trova all'interno della Villa Palmeri è ricaduto su un'autovettura parcheggiata fuori dalla Villa Palmeri al confine con la recinzione, danneggiandola gravemente. E per quanto riguarda invece la serpentina, tanto per concludere? Per la serpentina ho proprio disposto poco fa telefonicamente
ovviamente un ulteriore sopralluogo, perché mi sono resa conto che il vento si sta alzando, non è forte come ieri per fortuna, ma si sta alzando, e ho chiesto al commissario della Polizia Municipale Tortorici se è il caso di disporre la chiusura della Serpentina per questa notte. Mi faranno sapere nelle prossime ore. Anche perché insomma le previsioni dicono che domani ci potrebbe essere di nuovo l'allerta meteo. Però il vento a quanto pare non sarà forte come quello di ieri, e quindi comunque stiamo attenti e verificheremo tutto. Ti segnalo anche per quanto riguarda l'impianto di illuminazione, 3 pali sono stati completamente divelti, molti pali si sono abbattuti e oggi sono stati messi in sicurezza, sono stati ripristinati i circuiti elettrici che ieri avevano lasciato al buio molte parti della città. L'unico problema è qui su Piazza Umberto, perché il circuito risulta gravemente danneggiato, al momento non è possibile ripristinarlo. In via Palermo invece si è ripristinato? Sì, gli altri tratti sono stati ripristinati. Assessore, grazie per la sua disponibilità, sono state 48 ore abbastanza intense, sì. La ringraziamo per essere intervenuta e per aver rassicurato i nostri concittadini. Grazie e buona serata. Grazie a voi.